Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e mannaggia a voi che avete scelto Karna. Ma non lo conosciamo, va bene, non, Ulisse lo conosciamo a memoria, lo conosco io anch'io a memoria, cioè ho già tutto quanto pronto per Ulisse. No, vogliamo sapere su Karna, maledetti a voi che non sapete che Karna è uno dei protagonisti del poema epico, uno dei poemi epici più importanti della religione indiana, il Mahabharata, e quindi per spiegare lui serve un casino di roba. Ho dovuto comprare un libro grazie a Mila Foyce di Meet Meets, andate a comprare i suoi libri, link in descrizione anche della sua pagina Facebook, ditegli che vi ho mandato io. Quindi comunque abbiamo risolto, non so se slittato di una settimana la programmazione per questo contrattempo. Oggi facciamo il primo focuson sul primo contendente di questo torneo. Oggi parliamo del dio del figlio del dio del sole indiano. Oggi parliamo dell'invincibile Karna. Bando alle ciance e sigla. Sto andando particolarmente veloce perché la prima parte di questo video sarà un riempitivo. Prometto che parlerò in maniera più approfondita, perché se lo merita, del Mahabharata in un video fatto apposta, come si dice dalle mie parti, ma devo per forza introdurre almeno i primi momenti del Mahabharata per farvi capire da dove nasce Karna. Tagliando tutta la parte iniziale che tratta di donne che puzzano di pesce, di saggi che nascono a cazzo di cane e di re che si sposano con la dea del fiume Gange, lasciamo perdere, arriviamo a un certo punto della storia indiana. Siamo nel regno di Hastinapur, dove regnava un tempo il re Shantanu. Non posso mai ricordarmi tutti quanti i nomi, quindi ce li ho scritti con tanto di albero genealogico. Re Shantanu si era sposato per l'appunto con la dea Ganga, la dea del Gange, che però affogava sistematicamente tutti quanti i figli che aveva con questo re, che alla fine col suo ottavo figlio decise di intervenire. Aveva promesso alla moglie di non intromettersi mai nell'educazione che lei dava ai suoi figli, ma alla fine si intromise e chiese: ma perché me li affughi tutti sti bambini? Ganga rispose che stava per arrivare una grossa guerra che avrebbe ucciso un sacco di gente e non voleva che i suoi figli soffrissero. Però ormai aveva salvato un bambino, il suo consorte, la promessa di matrimonio di non intromettersi mai negli affari della moglie era infranta, e quindi re Shantanu rimase senza moglie perché la dea Ganga scomparve nel nulla dopo questa interruzione. L'ultimo figlio superstite si chiamava Devavrata, che crebbe forte e divenne uno dei più incredibili guerrieri tutto quanto il mondo. Ma nel frattempo suo padre si è innamorato di una bellissima ragazza. Tale ragazza rifiutava di sposarsi con il re perché aveva paura che gli eventuali figli nati da questo secondo matrimonio del re avrebbero litigato con il primogenito del re stesso qualora avessero dovuto poi succedere al padre in punto di morte per abdicazione. A risolvere la situazione arrivò lo stesso Devavrata, che disse alla sua futura matrigna: guarda, io rinuncio a tutto purché ti sposi mio padre, che è innamorato pazzo di te ed è tristissimo per il fatto che tu non vuoi assecondare questa sua proposta di matrimonio. La ragazza quindi, rincuorata, sposò volentieri il re ed ebbe però da questo rapporto un figlio particolarmente malaticcio. Quando il re morì e questo figlio salì al trono, si sposò sia con due bellissime ragazze ma non riuscì a concepire figli e morì particolarmente giovane. Il regno rimase quindi senza eredi perché Devavrata, che fu chiamato dal momento della sua scelta Bhishma, ovvero colui che si accolla alle scelte difficili, non poteva più salire sul trono. La soluzione arrivò per l'appunto dalla moglie del re, questa bellissima ragazza che aveva avuto un problemino da giovane, che non vi sto manco a dire, e aveva un precedente figlio, un eremita, Vyasa. Non ce la faccio oggi, l'ho detto, non ce la faccio con i nomi. Fu chiamato quindi Vyasa a inseminare le due mogli del re deboluccio ed effettivamente ce la fece, ma Vyasa era un eremita particolarmente bruttino. Si presentò davanti a queste due principesse col barbone lungo, i vestiti fatti di stracci e un viso non proprio gradevole. Quindi la prima moglie del re deboluccio, quando dovette fare all'amore con Vyasa, chiuse gli occhi fortissimo. La seconda, quando lo vide, non chiuse gli occhi ma sbiancò all'istante. Concepirono due figli, ma per una maledizione di Vyasa il primo figlio nacque cieco perché sua madre aveva chiuso gli occhi, il secondo figlio nacque come Kratos, con la pelle bianca come la cenere perché sua madre era sbiancata. Il figlio cieco, e non ce la farò mai, ve lo dico, si chiamava Dhritarashtra. Il secondo figlio, quello
pallido come la cenere, si chiamava Pandu. Dhritarashtra si sposò con una bellissima principessa che purtroppo non poteva mai guardare perché era cieco, quindi anche lei si bendò gli occhi per stare alla pari del marito. Invece Pandu si sposò con due principesse, Kunti e Madri. Per salire al trono fu scelto Pandu, anche se entrambi i due principi furono cresciuti ed educati dal bravissimo Bhishma, che ne fece da precettore e maestro di battaglie. Pandu era quello fisicamente sano nonostante la pelle pallida, quindi fu scelto lui perché dava più possibilità di concepire degli eredi. Però, durante una battuta di caccia, infatti, Pandu va a stuzzicare una coppia di cervi che stavano facendo un rituale di accoppiamento. Prova a prendere con la lancia il cervo maschio, che rimane effettivamente leggermente azzoppato, lasciando fuggire la femmina. A che il cervo maschio si volta e dice: «Aoh, ma che stai facendo?» I due cervi in realtà erano due esperti di arti mistiche che si erano trasformati per l'appunto in cervi per un rituale di accoppiamento un po' fantasioso, un po' frufru, ma ormai il cervo maschio era andato in bianco, al che si voltò questo yogi trasformato in cervo e disse: «Non mi hai fatto scopare oggi, tu non potrai mai più a fare all'amore con le tue mogli, se ci proverai morirai all'istante, quindi addio alle speranze di produrre degli eredi per il regno». Pandu decise per l'autoesilio con le sue due mogli lontane dal regno e andò sul trono il suo fratellino cieco. Pandu incominciò quindi a vivere nelle foreste con le sue due mogli, che però volevano disperatamente dei figli, anche lui voleva disperatamente dei figli, al che Kunti, non ce la posso fare, tira fuori dal cappello un segreto. Da bambina le avevano insegnato un sutra per evocare le divinità e lei usa questo sutra per evocare Surya, il dio del sole, e gli chiede: «Vuoi fare un bambino con me?» E il dio del sole, da brava divinità di qualsiasi altra mitologia, ovviamente non si tira indietro. Concepiscono un bambino che viene chiamato per l'appunto Karna. Finalmente siamo arrivati. Karna nasce con un'armatura d'oro addosso che lo rende invincibile già da bambino, però Kunti ha paura che il marito Pandu, quando scoprirà di questo figlio, lo uccida, quindi lo abbandona sui flutti di un fiume in un cesto. Diventerà triste e lo dirà anche la sua compagna Madri, la seconda moglie di Pandu, al che anche Pandu, intristito, dice: «Ma che è successo?» Kunti rivela il segreto di questo sutra magico e del figlio avuto e Pandu, disperato, dice: «Ma perché hai cacciato il bambino? Me lo sarei adottato!» Fa richiamare gli dei dalle due mogli per ben 5 volte, generando 5 figli di cui non vi dirò i nomi in questo video. Da 5 divinità diverse nasceranno i 5 eredi di Pandu, che verranno chiamati i Pandavu. Nel frattempo la moglie di Dhritarashtra era rimasta incinta ed era felice che il suo bambino fosse l'unico erede possibile, ma poi arrivarono le notizie al palazzo che nel frattempo Pandu aveva preso 5 figli semidivini dalle capacità sorprendenti, al che per lo shock partorì un sasso. Sì. Vyasa, che era il vero padre di Dhritarashtra e Pandu, disse alla nuora: «Non ti preoccupare, fai a pezzi quella roccia e semina i pezzi nel terreno». Lei ottiene 100 frammenti da questa roccia, li pianta nel terreno e ne nascono 100 bambini, capitanati dal maggiore di loro che si chiama Duryodhana. Alla fine Pandu prova disperato a fare l'amore con una delle sue due mogli e muore all'istante. Quindi alle mogli e ai figli, i 5 Pandavu, non rimane che andare a corte per cercare rifugio. Ed effettivamente il re Dhritarashtra dà rifugio ai 5 nipoti, che però entrano subito in competizione con i 100 cugini e soprattutto con Duryodhana, che era tremendamente geloso di questa nuova minaccia al suo trono, perché effettivamente i 5 figli di Pandu erano maggiori rispetto a Duryodhana stesso, erano più grandi, quindi in linea dinastica, essendo stato Pandu prima re del fratello, erano loro gli eredi al trono. In tutto questo casino, che fine aveva fatto però il primo dei Pandavu, il vero fratello maggiore, Karna? Senza nemmeno farlo apposta, Karna, abbandonato alle correnti del fiume senza nome, in realtà non si chiamava ancora Karna, viene trovato dal conducente della carrozza del re Dhritarashtra. Questo nocchiere era chiamato Adirata e sua moglie Radha recupera il bambino e i due lo cresceranno insieme. Chiameranno il bambino Vasusena, ovvero colui che è nato in gran ricchezza, perché per l'appunto il bambino indossava un'armatura d'oro.
crebbe in forza e grazia, sembrava emanare luce propria e calore, era il semidio del fuoco, del sole, e questa sua armatura d'oro cresceva insieme attorno a lui. Quando la indossava, perché comunque poteva togliersela, mi raccomando, diventava invincibile e, insomma, facciamo un po' i conti, 1 più 1 fa 2, lui vuole diventare un guerriero, ma essendo il figlio adottivo di un nocchiere, era un servitore, faceva parte della penultima casta nel sistema indiano, quindi era quasi un intoccabile. La sua unica speranza era andare a corte del re Dhritarashtra e farsi addestrare dal maestro d'armi del suo castello, Drona, che però lo rifiutò perché per l'appunto faceva parte di una casta inferiore e lui accettava come suoi allievi solo quelli della casta dei guerrieri. Però a quanto pare Drona fu colpito da questa audacia del ragazzo, tanto che chiese ai suoi genitori di chiamarlo non più Vasusena ma Karna, che non so con quale preveggenza avesse azzeccato questo nome, perché poi Karna significa colui che si taglia la pelle da solo. Per motivi che vedremo dopo, rifiutato da Drona, il maestro d'armi della corte, Karna decide di rivolgersi alla fonte più in alto di Drona, ovvero il suo stesso maestro, che è un avatar di Vishnu, Parashurama. Parashurama abitava lontano e accettava come suoi allievi solo i nobili, non i guerrieri, i nobili. Però abitava per l'appunto lontano dalla corte, non sapeva che Karna non fosse un nobile ma solo un servitore, e nonostante tutto il portamento di Karna era un portamento divino e indossava un'armatura d'oro. Quindi con questa scusa Karna si fece accettare da Parashurama come suo allievo, spacciandosi per nobile, e si fece insegnare tutto, e lui apprese tutto. Divenne uno dei guerrieri più bravi di tutta la storia del mito indiano. Secondo alcune versioni, lui sarebbe una classe guerriero Ati Marathi, ovvero colui che può affrontare 12 Maratha, e i Maratha sono dei guerrieri che possono rivaleggiare con gli dei. Apprese così rapidamente le arti combattive ed eccelleva così tanto nel tiro con l'arco, che era l'arte prediletta di Parashurama stessa, che l'anziano maestro decise di svelare a Karna, unico fra i suoi allievi, un segreto misterioso. La possibilità, ovvero gli insegnò il sutra, il mantra meglio, scusatemi, con cui poter evocare un'arma divina. Non siete proprio avvezzi al concetto di astra? Gli astra sono delle evocazioni barra armi barra archi o lance divine di incredibile potere, che hanno per l'appunto un potere variabile che può andare dal distruggere interi eserciti allo sterminare il multiverso. Quello che Parashurama insegnò a Karna veniva chiamato il Bhargavastra. Era un incantamento che permetteva di lanciare dardi attraverso l'arco, che potevano per l'appunto sbaragliare con onde d'urto devastanti ed esplosioni interi plotoni, intere armate. Era un potere fenomenale che doveva essere usato con una certa parsimonia, e in realtà Karna non ne aveva nemmeno molto bisogno, visto che era anche immortale con la sua armatura addosso. Era invulnerabile completamente. Dopo la dimostrazione del mantra, Parashurama divenne molto stanco. Si erano ritirati per stare da soli nella privacy in una piccola caverna. Era stanco il maestro e Karna disse: "Maestro, riposati sulle mie ginocchia", e fece da cuscino al vecchio Parashurama. Nel frattempo però Karna fu bersagliato da, secondo le versioni, o insetti o serpenti velenosi o altre robe schifose che cominciarono a morderlo barra pungerlo. Qua arriva la parte comica. Quando Parashurama si sveglia e vede che l'allievo non si è mosso di un millimetro, nonostante avesse avuto le punture di api, morsi di animali e bla bla bla, adirato dice a Karna: "Tu mi hai mentito, non puoi essere un nobile, un bramino, perché un bramino si sarebbe lamentato da qui all'eternità anche solo a essere sfiorato dagli insetti. Tu invece hai resistito, devi essere sicuramente un servo, uno ksatria, un guerriero." Ma perché cazzo li addestravi sti guerrieri, sti bramini? Come li addestravi e questi comunque si lamentavano come delle piccole pussies? Fatto sta che Parashurama si sentì tremendamente tradito, scusate il gioco di parole, allitterazione, e maledì il suo allievo con due maledizioni.
Per la prima lui stabilì, dopo una mezza decisione che non vi sto manco a dire, magari approfondiremo poi nel video sul Mahabharata, che Karna avrebbe perso la conoscenza della sua arma divina, ovvero come evocare il Bhargavastra, nel momento in cui ne avrebbe avuto più bisogno. La seconda maledizione prevedeva il fatto che in guerra lui avrebbe guidato un carro e che a un certo punto, nel momento più importante, la ruota del carro si sarebbe rotta e lui sarebbe caduto dal carro rimanendo svantaggiato. Tuttavia, dal maestro avevo ottenuto anche un'arma per compensare più o meno la maledizione, il suo arco Vijaya, che però secondo alcune altre versioni era dato il dio Indra, ma cambia poco, è praticamente un arco che avrebbe dovuto portargli sempre la vittoria in battaglia, che era un controsenso però, visto che l'aveva appena finito di maledire, con un giorno in battaglia morirai perché ti dimenticherai tutto. Karna decise quindi di tornare a casa nel regno di Dhritarashtra, dove nel frattempo i 5 Pandava e i 100 Kurava, ovvero i figli di Dhritarashtra tenuti dalla pietra, se la stavano dando di santa ragione a suon di imbeccate, di sfide in cui gli uni si dimostravano superiori agli altri, eccetera eccetera, con Duryodhana, che era il legittimo re del trono perché figlio del re attualmente vigente, che si rodeva di gelosia, aveva paura dei cugini che secondo lui pensavano solo a prendersi il trono, cosa assolutamente non vera. Da questo punto in poi mi terrò abbastanza sul vago, perché la storia principale di Karna adesso si va a confondere troppo col Mahabharata, quindi dovrò fare un po' di attenzione e tagliare un po' di dettagli, tanti dettagli. Quando Karna torna nella corte di Dhritarashtra, c'era in corso una sorta di torneo amichevole fra i Kurava e i Pandava, organizzato dallo stesso Drona, il maestro d'armi della corte, per vedere quale delle due stirpe di cugini fosse la migliore, e si era arrivati a una sorta di gara a tiro con l'arco, in cui si stava esibendo, riscuotendo successi enormi, il terzo dei 5 figli di Pandu, il guerriero noto come Arjuna. Arjuna è la nemesi, da adesso in poi, di Karna, ha praticamente le sue stesse abilità col tiro con l'arco, anche lui è stato addestrato, se non mi sbaglio, anche lui da sto cavolo di Parashurama, quindi ha le sue stesse identiche abilità. Karna vede il torneo e chiede di partecipare col suo atteggiamento fiero, con la sua forza che permea dal suo aspetto che dovrebbe essere quello di un principe divino, ma Drona, ricordandosi di lui, lo caccia in malo modo e sia Drona che Bhishma lo insultano pesantemente, dicendo che lui è solo un servitore che vuole a tutti i costi comportarsi come un nobile, quando in realtà non vale un cacchio di niente. Duryodhana, il capo dei Kurava e invidioso dei 5 Pandava, riesce a capire però che Karna nasconde qualcosa di più. Si fida della sua intuizione e lo nomina seduta stante nobile, bramino. Gli dà una terra su cui governare, a caso, a casissimo, e lo fa combattere in sua vece contro Arjuna in questo torneo di tiro con l'arco, in cui praticamente i due sono pari. Alla fine però la competizione le vincono i Pandava, che riescono a vincere una moglie, che si spartiscono tra loro 5. Storia lunga. Karna a questo punto, per ripagare Duryodhana di questa enorme cortesia del titolo nobiliare, deciderà di servirlo vita natural durante, ed è una cosa che farà scendere nella classifica dei servitori di Duryodhana tanto Bhishma quanto Drona. Infatti nel frattempo il re Dhritarashtra aveva abdicato e la corona era aperta e sarebbe dovuta andare per l'appunto a Dhritarashtra, ma il conflitto fra le due stirpi, i Kurava e Pandava, infuriava, al che l'anziano re cieco, come ultimo atto, disse: dividerò il regno in due. Solo che Duryodhana, con l'inganno, appena salito al trono sulla sua parte di regno, riuscirà col gioco d'azzardo, ingannando il maggiore dei 5 Pandava, a prendersi per 12 anni intero regno, anche la parte dei Pandava, cacciando via i 5 cugini e la loro moglie in esilio. Al 13° anno, se non si fossero mai fatti scoprire dalle vedette, dagli scout di Duryodhana stesso, i 5 Pandava si sarebbero potuti riprendere la loro parte di regno. Ma nel frattempo Duryodhana non rimase con le mani in mano e ordinò ai suoi generali, Karna in testa, di conquistare il mondo.
non solo Karna nel corso dei suoi viaggi riuscirà a vincere per conto di Duryodhana la mano di una principessa che poi diventerà la moglie di Duryodhana stesso, ma lui porterà avanti una campagna che renderà Duryodhana il re del mondo conosciuto, conquistando con le sue sole forze l'intera terra. È incredibile! Al termine dei 13 anni di esilio dei 5 Pandava, i 5 fratelli stessi e la loro moglie, che in realtà sarebbe dovuta andare a Karna, solo che non lo volle sposare, sempre per la stessa scusa, ma tanto tu in realtà sei un servitore. Povero Karna, anche lui non è che si è alleato con il cattivone della storia perché proprio gli altri l'avevano trattato di lusso, no, l'aveva presa nel culo più e più volte. Dopo i 13 anni di esilio, i 5 fratelli eredi di Pandu e la loro moglie si resero conto che il loro regno, la loro metà di regno, era comunque assediata e che il cugino Duryodhana voleva fare la guerra, era già tutto quanto pronto, al che Krishna, come inviato dei Pandava, visto che era particolarmente amico con il maggiore dei 5 Pandava, va a palazzo da Duryodhana e dice: vuoi seriamente fare la guerra? Lungo discorso, alla fine del discorso Duryodhana non si fa nemmeno spaventare da Krishna, che rivela la sua vera forma come avatar di Vishnu, rivelando il vero aspetto divino e ridando momentaneamente la vista anche al padre cieco di Duryodhana. Si dice: la guerra si farà, anche se fratricida, la guerra si farà, perché io voglio governare e i Pandava devono morire. In un ultimo impeto di curiosità, Karna, che capisce per l'appunto che Krishna in realtà è Vishnu, dice: sommo Dio che sai tutto, chi è mio padre e chi è mia madre? E Krishna gli rivela che Karna è in realtà figlio del dio sole Surya e fratello dei Pandava, al che la madre di Karna, che è ancora a corte nonostante i figli siano in esilio, e Krishna stesso gli dicono: vieni dalla parte nostra. Ma ovviamente Karna aveva un giuramento praticamente di sangue con Duryodhana e rifiutò l'offerta, adirandosi per la sorte. In uno dei suoi ultimi viaggi, prima di prepararsi alla battaglia, Karna inoltre incontrerà un mendicante che gli chiede qualcosa per sopravvivere. Karna, con una bruttissima scelta di parole, dice: ti darò qualsiasi cosa. E purtroppo il mendicante gli chiede l'armatura d'oro che lo rende invincibile e invulnerabile. Karna, che sente odore di divinità e non vuole un'altra maledizione addosso, ma a malincuore si spoglia dell'armatura, quindi Karna diventa colui che si stacca la pelle da solo, perché l'armatura era in pratica la sua seconda pelle, e la cede al mendicante, che altri non era se non il dio delle tempeste Indra. Il dio lo premia dandogli in cambio, oltre a maggiore potere divino sulle frecce e bravura, anche una lancia o un dardo di qualche genere, il Vasavi Shakti, che è un dardo infallibile che colpisce sempre a colpo sicuro la sua preda, per quanto forte possa essere. Quindi, a questo punto lui rinuncia all'invulnerabilità a Karna, ma ha un carnet di armi impressionante. La guerra fra i Pandava e i Kurava ha finalmente inizio e i Pandava, dopo primi momenti di difficoltà, con alcuni inganni e giochetti, riescono a uccidere buona parte dell'esercito dei Kurava e di Duryodhana, uccidendo addirittura Drona e Bhishma e lasciando solo Karna a comando dell'esercito, che a questo punto sa che dovrà affrontare l'esercito capitanato da Arjuna, la sua nemesi. Nel corso delle battaglie Karna riuscirà a raggiungere delle vittorie enormi, perché grazie al Bhargavastra, che usa, se non mi sbaglio, solo un paio di volte perché lui stesso ne rimane spaventato, spazza via interi plotoni di esercito di soldati normali, perché i Pandava in realtà sono tipo i capitani di Dynasty Warriors, così anche i Kurava sostanzialmente, e rimane particolarmente spaventato. Lo stesso Arjuna, tra l'altro, che ha anche delle sue armi divine, non le vuole inizialmente usare, perché tutti in realtà in quella battaglia non vogliono uccidere nessuno, sono capitati lì perché Duryodhana si è incaponito e perché in realtà Shiva sta influenzando le menti di tutti per portare avanti la fine del mondo. Ma vabbè, dettagli. Durante le battaglie, tuttavia, Karna spreca anche il suo Shakti, il suo dardo infallibile, per uccidere il figlio mezzo Rakshasa, ovvero mezzo demone, di uno dei 5 Pandava, che era tipo
un Ercole sotto steroidi, era quasi implacabile. Lui quindi spreca il dardo infallibile su questo ragazzino, perché in effetti aveva pochissimi anni, 15 anni. Alla fine quindi Karn arriva a combattere uno contro uno contro la sua nemesi, suo terzo fratellino, ovvero Arjuna stesso, che nel frattempo è diventato un castrato. Ma va bene, parleremo poi. Nello scontro ad armi pari, normali, non divine, erano per l'appunto alla pari, erano le stesse abilità a confronto. A questo punto quindi Karn, avendo perso del tutto il dardo infallibile, prova con un'altra arma divina che non si sa bene come abbia trovato, ovvero il Nagastra, una freccia che evocava dei serpenti velenosi addosso al bersaglio. Ma qui interviene Krishna, che con il suo scudo para questa freccia e allontana i serpenti da Arjuna, che a questo punto cerca di scagliare la freccia finale. Rimasto senza possibilità di vincere e perso anche il suo carro, che misteriosamente si ritrova con una ruota rotta a causa della maledizione, mentre Arjuna sta per scoccare il suo colpo finale, Karna prova a evocare il Bhargavastra, ma la maledizione colpisce ancora. Si scorda completamente del sutra, del mantra, scusate, per evocare quest'arma divina. Rimane lì tentenna di fronte al nemico e Arjuna lo colpisce al cuore. Questa è la fine di Karna. Muore ed è l'ultimo dei generali di Duryodhana a morire prima che Duryodhana stesso venga sconfitto, sebbene in modo illecito, dai 5 Pandava. Ma di questo poi ne parleremo nel video apposito su questa opera titanica, praticamente. Una vita quindi abbastanza brutta, ciononostante Karna aveva anche una moglie presa appositamente fra la classe più povera per ricordare e onorare le sue origini, perché comunque per lui il padre rimarrà il povero nocchiere che l'aveva accolto in casa, ma lui morirà sul campo di battaglia, morirà male anche a causa delle maledizioni che purtroppo si era accollato per aver mentito di fronte all'ordine cosmico, perché le caste indiane purtroppo funzionano così. Sul Mahabharata hanno fatto decine di film indiani per la maggior parte. L'apparizione più famosa di Karna è quella che vedete nelle sue immagini che ho messo qua sparse in giro, ovvero quella nella serie Fate, in Fate Apocrypha. Lui è un Lancer, che ok, perché usa il Vajravishakti, per quello, però in realtà lui sarebbe un Archer, è un arciere provetto, non proprio un tiratore di lance. Ma comunque, questa è la storia triste di uno dei contendenti del torneo, Karna, il figlio del dio sole indiano. Io, finalmente, mi fermo qua. Spero che il video non vi abbia annoiato, non vi abbia confuso troppo, che abbia chiarito idee riguardo questo contendente misterioso del torneo che molti di voi non conoscevano. Grazie per l'attenzione, trovate tutti i link per qualsiasi cosa qui attorno, iscrivetevi, commentate, PayPal, donazioni, scripta, cronaca di Topolinia, fate voi, non c'ho più la voglia di dire altre robe in questo video. Ci vediamo sabato con il primo scontro. Bye!